Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Il punto a cui arriviamo, attenzione, attenti, stiamo precipitando nel baratro e da questo baratro dobbiamo uscire perché lo dobbiamo a questi morti, lo dobbiamo a Giovanni Falcone, lo dobbiamo a Paolo Borsellino, lo dobbiamo a Emanuele Aloi, lo dobbiamo a questi che veramente sono eroi. Dobbiamo riappropriarci del nostro paese, questo paese è nostro, lo Stato siamo noi, non queste persone che indegnamente occupano quelle istituzioni. L'Italia è nostra, l'Italia è nostra, nostra l'Italia. Vi lascio con tre parole che un altro di quei giudici che hanno tentato di uccidere ha detto, ed è quello che dobbiamo fare, è l'unica cosa che ci resta da fare prima di cadere in un regime dal quale non ci possiamo, ci potremo più districare. Resistenza! 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 Adesso procederemo con dei brevissimi interventi, saluti da parte di ringraziamento di altri componenti dell'Associazione dei Familiari. Sono arrivati i ragazzi da... Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore.